Siamo a Fano per la Fiera della Sostenibilità. Qui al banco di Greenpeace c'è Veronica Capozzo, una dei volontari. Sì. E avete un punto di riferimento qui a Fano, vero? Sì, ci riuniamo periodicamente in un appartamento che dividiamo con altre associazioni e diciamo che portiamo avanti banchetti informativi a fiere in generale e quando è necessario anche volantinaggi. Quindi per informare la gente delle vostre iniziative e quello che fa Greenpeace e cosa consiste in molte iniziative che fanno. Io qui vedevo quello di Enel Killer, ci puoi dire qualcosa? Allora, sostanzialmente Greenpeace si è battuta per impedire all'Enel di aprire nuove centrali a carbone, poiché ne ha costruite, già ce ne sono e ne vuol costruire ancora. Esatto, e portano molti danni all'ambiente ovviamente, ma anche alla salute, perché c'è un'alta incidenza di tumori e cancri comunque nelle zone abitate intorno a queste centrali a carbone. Ah, Enel pubblicizza cioè le energie rinnovabili, esatto, poi alla fine sostanzialmente non vengono utilizzate, sfruttate come dovrebbero. In realtà si punta ancora molto sul carbone. Perché c'è una finalità economica o qualcos'altro? Per lo più è finalità economica, esattamente. E citata in giudizio appunto per i danni causati alle zone dove ci sono le centrali a carbone, negando appunto i danni che si hanno, e a Greenpeace ha riavuto un'altra citazione in giudizio per aver accusato Enel. Beh, funziona sempre così, perché anche ultimamente abbiamo seguito il No Biogas, la Turbogas che volevano aprire a Corinaldo, quindi comunque la gente un po' si sta mobilitando per queste cose e sta rendendo conto di quello che sta succedendo veramente. E quindi chiediamo a tutti di essere più partecipi e se vogliono aderire a Greenpeace vi possono contattare? Naturalmente abbiamo il sito internet e si possono fare donazioni solo da privati, perché Greenpeace non accetta donazioni da enti pubblici, aziende o dallo Stato, quindi sono importanti le donazioni dei privati che ci possono aiutare con il 5 per 1000 o acquistando i nostri gadget semplicemente. Avete il sito internet? Certo, naturalmente, www.greenpeace.it nel caso nel sito italiano. E Facebook anche, no? Per Facebook sì, c'è la pagina generale, poi c'è anche la nostra pagina della zona, che è gruppo locale, cioè Greenpeace gruppo locale Pesarobino. Perfetto, noi ti ringraziamo. Prego.